Come ripeti pure il nome nativo. Lapo Braccini. Copiato. Ok, buongiorno a tutti raga. Siamo in una nuova live stamattina. Calma, calma, tranquilla, tranquilla. Allora, fammi vedere se il bot qua ha spammato la live. Beh, evidentemente ancora non deve spammare. Benvenuti a tutti, innanzitutto. Secondo. Guarda, al momento il signor Lapo Braccini non risulta nel database, procedete pure a schedarlo. 10-4. 10-4 in Italia non esiste. Grazie. Ok, colleghi della porta maggiore, sono l'assistente Edoardo. Mi sa che non mi sentono. Colleghi della porta maggiore, mi ricevete? Sì, la riceviamo, affermativo. Siete disposti a farmi venire con voi? Affermativo, l'aspettiamo qui, guarda. L'aspettiamo nel punto dove ci siamo visti in autostrada. Cioè qui dove eravamo prima. Sa dove siamo, signore? Negativo, se può condividere la sua posizione tramite il GPS. Abbiamo messo i 128 slot, ragazzi, finalmente. Assistente Nigiada, ispettore Guglielmo. Avanti. Guarda, se sei disponibile, vieni a fare una pattuglia con me in Italia. Affermativo, arrivo subito. Allora non lo aspettiamo più noi, porta Negativo, maggiore. negativo, porta maggiore, grazie mille lo Poligono stesso. nero nei pressi del meccanico. Allora, un attimo, regà. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Uè, ninja! Tutto Io come al a posto? solito sto diciamo mutato, Ah, perché? eh? Perché faccio sempre gli RP. Vai? Quindi mi muto. Ah, fai casino col microfono. No, perché faccio in RP, cioè non sto su Ah, Discord. ok, sì, anch'io, non ti preoccupare. Comunque, ne appena puoi, perché ti avevo scritto un po' di tempo fa, però poi da tutti i casini secondo me che hai dovuto fare per il server, ti sarai scordato quel cognome mio che ti ho scritto in privato per l'ispettore Coriandro, no? Ah, Quello c'è ancora che le lampo, questo. bisogna modificarlo? Sì, appena Ok, dopo lo puoi, più tardi modifichiamo. magari. Ok, adesso Puoi mi guidare muto. tu, che vai un po' più fluido di me. Aspetta, però sembra che sto migliorando gli FPS, Ho quindi. messo 128 è più fluido. Che Ok, bello, mi meno muto, male. eh. Ok, allora.
Salve collega. Salve collega, tutto a posto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Preso il caffè stamattina? Sì, era un po'. Faceva un po' schifo quello della questura, però. Buono, buono. Dovrebbero Vabbè, cambiare le normale, ciambelle. normale. La 02 esce dalla questura a bordo di 159 con due operatori, pattuglia Termini Centro. Adesso ci faccio un giro per il centro, poi Certo, magari ci certo. spostiamo verso Ostia. Andiamo verso il bar di un mio amico, prendiamo un caffè Va anche bene, sì, ci prendiamo un caffè perché quello là di prima veramente pareva acqua fritta. Ma c'è una bella giornata, non si sembra troppo caotica. lì. No, esatto, sembra Volante 15 molto, a molto posta tranquilla. maggiore. Non è quella che ha fatto un sorpasso. Vabbè, Non mi tanto tenga la bimbi vabbè. niente. Volante 15 a porta maggiore. Quindi ci comunica la 0. No, volevo comunicare alla porta maggiore che qualunque volta loro effettuassero un fermo devono comunicare la posizione Vabbè, dell'auto. chiamali via Tiro per questo, per piacere. Sì, affermativo, non l'abbiamo fatto perché non era una cosa da poco. Va bene. E se stai scaldando il motore e fai il gradasso vicino alla polizia, che fai? Ti diverti? Senti, accosta un po' questo veicolo, va? Ecco, ti pareva. La 02, siamo in inseguimento di una Maserati 4 porte, nera, Termini Nord. Ascoltato sul raccordo, sul raccordo. Volante 15 procede a portare in questura un soggetto che ha rubato un veicolo. Non è andato a finire, guarda dove è andato quell'altro. Di fronte, vai, 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 vai. Sì, ma è troppo lenta sta macchina. Sul raccordo, per favore, altri volanti. La prossima volta dobbiamo Sarà guidare a piena. andato qua dritto, boh. Siamo per l'abbiamo perso di vista. Bisogna prendere la 6 alta la prossima volta. Eh sì. Adesso andiamo a cambiare. Chissà dove è andato. Comunque ripeto la nota a tutte le volanti, una Maserati nera, 4 porte, sportiva, che fuggì dall'alto. È un soggetto vestito con uno smoking nero e camicia bianca all'interno, occhiali da sole. Bianco. Copiamo. Volante qui. Effettuando il trasporto del soggetto in questura. Chiudo, fate al più presto. Boh, questo è fuggito, mamma mia quanto va la macchina. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, dai, non fa niente, dopo ci rifacciamo, non ti preoccupare. Oh, è stata soltanto una. Che poi non capisco il motivo di fuggire, qual è Volante 15 stato. Ma trasporta infatti, soggetto boh. in carcere, quindi. Affermativo. Cioè, uno vuole fare un normale controllo e quello là fugge. Magari non aveva la patente, io lo so. Ah! Ah, mannaggia. Mamma mia, la testa. La posta macchina. Boh, forse. Tutto quando è a posto. Non vedo Ah, nessuna sfida accesa. io la vedo tutta a posto, tutta Anch'io. pulita. Prima. Andiamo direttamente veloci in questura, no? Quelli che mi ricordo i suoi cognomi. Pasqualina. Pasqualino, perfetto. Di Coliandro. Ispettore. Ok, io l'assistente. Perfetto, perfetto. La 02 fa ritorno in questura per cambio macchina. Aguzziamo bene la vista per questo Maserati, eh? Infatti. Speriamo di non perderlo di nuovo dopo.
Dopo ci faccio un altro giretto al garage centrale, per darsi che è ritornato lì. Adesso vediamo. Comunichi che stiamo lasciando la macchina in garage. Prima di ho già comunicato. Basta che dici cambio macchina. Ah, a posto. Andiamo in cerca di questa Maserati, va? 02 di nuovo operativa in termini. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Ah, aspetta. Ragazzi, prima avete sentito la nota della macchina che fugge dall'alto? È un pazzo. Andiamo un attimo velocemente in cerca di sto tipo, va? Infatti. Siamo dove sei andato. Hai visto, no, come era vestito? Sì. Io andrei a fare un po' di... Ma? Ma che? Signore? Signore, mi sente? Sa, mi dica. Dovrebbe chiudere e riaprire gli occhi. Perché? Sa, vedo una moto senza nessuno sopra. Sembra un transformer. Fantasma? Sì. Ma che cazzo? Ma che cosa c'era in quel caffè? Vabbè. Cerchiamo sto struzzo. Ok. Le sirene non si mettono a posto. Sì. Ci tocca andare per forza senza lampeggianti. Vabbè, non può niente. Altrimenti mettiamo un po' di sospetti. Che quello che prendo io. A posto. Allora, sto Maserati, dove sarà andato? Tanto è andato verso di qua. Lo faccio vedere. Allora ha preso la pontina forse. Che molte volte prendono sempre quella per scappare. Vediamo dove può essere andato. I vigili del fuoco qua? Che ci fanno qua? Sono di rispondere. La pacchetta. Ah, vediamo dal meccanico, va? Sì, infatti vediamo se... No. Si può la auto, ragazzi. Ah, mannaggia. Potremmo fare un posto di controllo qua davanti al garage centrale. Sì, magari sì. Non so, facciamo un altro giro qua, se no, perché poi il posto di controllo sarebbe un po' troppo, perché penso che ci siano poche volanti, capito? Una sta forse sulla tua strada e della strada A, e altri due non so nemmeno dove siano, perché siamo soltanto noi in centro. Cioè c'è il volume del gioco. Se arriviamo anche volanti in centro, ci andiamo a fare un bel posto di controllo. Noi vediamo un attimo. Che è successo? C'è gente di gente. Ah, boh. No, qua non è per niente. Vabbè, dai, facciamoci un po' di controllo, va. Sono comunichi in radio. Guarda questo. Ma che fa? Ma mi sembra il modo di guidare. Mi sembra il modo di guidare questo. C'è stato l'accidente.
l'acceleratore ogni tanto si blocca. Dammi la patente per favore. Ah, mi fa male. Sì, la... certo. Sto ambulando. Mi ha fatto. Fa male troppo. Fa male. Si chiama il braccio. Non è che abbiamo fatto un incidente qua, il signore gli ha sfuggito l'acceleratore da quello che dice. Il Marco Dom, adesso facciamo qualcosa. Sì. Mamma mia, che male. Sto male. No, c'è giusto un dolore alla gamba. L'ambulanza sta arrivando? Non l'abbiamo chiamata ancora. Scusate, ma perché c'è un dirigibile lì? Volete che la chiamo? Aia. Ma il dirigibile? Sì, lo vede solo lei il dirigibile. Fammi il polso. Chiamo l'ambulanza? Si collega. No. Fammi il polso, non ci ha fatto. Quella che l'ha presa la patente del signore, ma gliela togliamo subito. Ma vedi come gliela togliamo. Sì, ha anche dei precedenti, quindi fai un attimo una veloce. Vedi un attimo che addosso. Ah, la Maserati, entra collega. Cavoli. Per i colleghi della volante, la Giulietta, fermate subito con la Maserati, subito. Quelli della Giulietta, rimanete qua con il soggetto un secondo. Maserati di colore? Ok. Faccia scendere. Ah. Oddio, c'è due posto. Scende immediatamente con le mani in alto, signore. Stai fermo. Stia zitto, per favore. Ma che cazzo fa? Stia zitto. Stai calmo. No, mi avete puntato le pistole. Devi più di quattro pistole in testa. Lei è stato di fermo. Adesso viene con me in questura. Salga. Mamma mia, le portiere. Colleghi della porta maggiore, ci potete pensare voi ai soggetti là davanti alla gara centrale? Ragazzi, il volume del gioco già è alto. Allora che faceva? Fast and Furious? No, stavo al centrale. Stava al centrale, certo. Prima dove stava? Prima stavo... Prima stavo sempre al centrale. Infatti l'abbiamo visto, però dopo dal centrale è andato via da qualche altra parte. No, stavo sempre al centrale. No. Sì, stavo sempre al centrale. Allora senta, noi abbiamo i sistemi Odino, il sistema delle telecamere nelle nostre macchine, quindi non ci... Odino è anche del... Teniamo il sistema Mercurio. Non dirmelo. Andiamo. Comunque ancora non ho capito perché mi stai... Lei non si deve fare problemi. Cazzo, ero convinto che Mercurio era quello del... No, Odino era quello lì della polizia, invece no. Comunque voglio un avvocato. Può richiedere tutte le persone che vuole, anche il presidente degli Stati Uniti, italiano. Ma secondo me da qua quelle... Anche Donald Trump, Mattarella, tutti li posso portare qua dentro. Allora che cosa ci divertivamo a scappare dalla polizia? Non sono scappato dalla polizia. No. E allora perché le prove che sono io? Sì, esattamente. Maserati nera con signore con giacca e cravatta, come ce l'avete? Le prove che sono io, delle foto un po'. Maserati nera, vedi un po'. Ma che c'entra? Esistono dei Maserati nere? Allora, senta, se io vado a vedere i filmati della telecamera, ci sta la targa. Ok, vado a vedere i filmati. Ok, aspetta. Vai, piglia il tablet nella volante con lei. Sì. Allora, un attimo, raga. Un attimo, zio, sto... No, non riesco a farlo sentire.
Mannaggia. Fanculo, se vede bassa la qualità. Signora, lei come si chiama? Non è lui. Ah, lei stava in polizia, ricordo, vero? Sì. Un attimo, raga. Cazzo, non si vede la targa. Tornato il mio collega. Mi sembra che c'è un 3 e una S. Allora, collega, da. Voi? 2. Collega, guardi, dai filmati si vede poco perché purtroppo sa la qualità del video. Vabbè, sì, della telecamera è abbastanza schifosa. Però guardi, io da quello che riesco a capire dalla targa sembra che ci dovrebbe essere un 3. Non si capisce, eh? Io dico subito. Ok. Però guardi, se vuole un attimo vado a controllare la macchina. Gli chiediamo la targa degli altri volanti. Un attimo che vado a fare la comunicazione. Non riesci a raccontarlo con i tanti. A02 a volanti in zona Termini Centro. Se cortesemente potete farmi un controllo, potete dirmi la targa della Maserati nera parcheggiata al garage centrale che abbiamo fermato poco fa. Allora, qui porta maggiore, se volete ci rifiamo noi nel garage centrale a vedere la targa. Va bene, porta maggiore, se siete vicini fate pure. Diciamo che ci mettiamo 5 minuti ad arrivare, se volete andiamo. 5 minuti, è una volante un po' più vicina. Va bene, porta maggiore, se ci siete solo qui voi. Ragazzi, ok, andiamo noi. Aiuto, fatemi sapere il più presto. 2 minuti e lo sa signore che scappare dalla polizia è una cosa grave, sì. Ok, i colleghi stanno andando a verificare la tua targa. Signore. Ma come le è saltato in mente? Ma non sono stato io, di nuovo. Sì. Allora chi è stato? Il guardino? Che ne so, ma non le prendo. Allora innanzitutto mi dà la patente, per favore. Le prove, non stiamo per pure. Un secondo. Allora, mi dia la patente. Grazie mille. Allora, il signor Emanuele Rupo, collega, ha fatto già un controllo sul soggetto? No, adesso vado a farlo dal computer. Perfetto. Guardi, signore, la rimetto qua sopra, la patente dopo la potrà riprendere. Un secondo che la riammanetto. Ragazzi, non posso perquisirlo. Cioè, non posso perquisirlo se non ho la certezza che è lui. Comunque oggi la live finirà abbastanza breve, cioè dovrebbe essere abbastanza breve. Non so se per mezzogiorno e mezzo dovrò chiudere, non lo so. Ciao Alessio, dimmi. Secondo che metto. Ok. Chi corregge proviene dalla concessionaria? Sai, non lo so, in teoria è il capo concessionario. Andrea disconnected from your channel at the from the server. Allora, siamo qui a vedere la targa. Ok, perfetto, se ci può. Scusi, stavo parlando anche in radio. Ok, stavo dicendo se ci potete lasciare la targa del veicolo. Sì, allora, signori, la targa del veicolo del Maserati nero che ci avete detto di controllare è appunto. Aspetta. Torino 4-4-3-8-1. Ok, collega, vede che c'era quel sì, 3. Il 3, sì, è quella. Va bene, allora era tu. Volete che la ripeto? Negativo, grazie mille, abbiamo constatato che la macchina appartiene al soggetto, grazie mille. Vabbè, prego.
Guardi signore, dai colleghi della, della porta maggiore noi abbiamo visto che comunque la macchina adesso è lo intercettata lo lei. Mm-hmm. E anche la targa che abbiamo visto nel nostro sistema Mercurio è diciamo è conforme. In che senso? Combacia con quella dei, dei filmati. Per un 3. Eh no, è quella lì punto. No, non è quella là. È quella. Cioè, se avete soltanto un 3, non avete le prove che la mia targa è Mi scusi, allora. Avete le prove che ero io dentro? Sì, abbiamo comunicato anche il suo vestiario, perché noi dagli specchietti retrovisori abbiamo visto come era vestito. Ah, quindi avete visto anche le mie scarpe? Le sue scarpe no, abbiamo visto la sua giacca e comunque nera non avete e le prove che ero io, perché non ero io, come? Sono sempre stata del tirato centrale. Ok, scusate. Aveva anche gli occhiali da sole. Certo, tutti sono gli occhiali da sole, pure il collega gli occhiali da sole. Allora, senta, secondo i filmati si vede anche la sua faccia, quindi non, non ci prendo. Come glieli faccio vedere? No, veramente quelle lì sono registrazioni anche abbastanza private, civili, visto che abbiamo comunque tutta la strumentazione è privata. Sono informazioni di servizio che poi vanno hanno alla mano. Mi scusi, guardi, allora lei è stato anche in polizia da quello che mi ha detto il collega, no? Bene, cosa le è successo in questo periodo? Ho regalato armi. Cosa? Ho regalato armi mentre la polizia. È mica solo quello. La sparatoria in centrale ne vogliamo parlare? Ah, interessante. Sì, ho preso un po' nella vita. Allora, collega, io comunque io continuerei con appunto questo colloquio e procederemo anche con una perquisizione, visto che il soggetto è fuggito dall'alto della polizia. Significa che qualcosa nascondeva, mi scusi. Vabbè. Collega, guardi, procedi lei, io intanto certo. Comunico via radio che per la... Allora, adesso la smanetto si mette contro il vetro, mani in alto, per favore, che eseguiamo un attimo una perquisizione. Gambe ben ricaricate. A tutte le volanti, per l'inseguimento della Maserati nera, tutto il posto l'abbiamo trovato, grazie anche ai colleghi della Porta Maggiore. Adesso procediamo... Ah, interessante, lei ha un dollaro illecito. No, aspetti, oh. Non lo sapevo, allora quando sono stato in città, mi scusi. No, le giuro che non ce l'avevo io questo dollaro. Perché ha questo dove l'ha trovato questo dollaro illecito? Non lo so, e questo è il finto. E poi... vanno ad arrivare i dollari? Infatti, è proprio in dollari, non so dove l'ha trovato questo. Cioè, stranamente, di solito qua in Italia siamo con gli euro, non so perché c'è i dollari. Non lo so, infatti, pure io. Vabbè. Guardi, tanto è un dollaro e in euro vale anche poco. Ha una pistola, tanta acqua. Lei, signore, è un cammello. Il signore ce l'ha il porto d'armi. Però guardi, le dico subito che la patente verrà sequestrata perché anche ma aveva... Ma non sono stato io. Ancora. Lo capisce, non sono stato io. Non è stato lei. Aspetta, attento. Ma molto... Allora, puoi riabbassare le mani. Ancora non sei stato tu. Ma non sono stato io. Puoi riabbassare le mani, cortesemente. Sono sempre stato al centrale. Ok, stia fermo qua un attimo. Un attimo ragazzi che aumento il volume. Ah. Allora, quindi come procediamo collega qua? Collega, allora sequestra la patente. Allora, il porto da... Zitto, per favore. No, io voglio il mio avvocato. Lei, tutti che... Chiama il tuo avvocato. Collega, guardi un po', quando arrivano qua dentro tutti vogliono l'avvocato. Grazie a cazzo, fate il lavoro come non si sa. Allora, Il signor... porto d'armi, collega, ce l'aveva il signore? Sì, il signore ce l'aveva. Quindi la pistola rimane regolare, non c'è nessun problema con la pistola. Guarda, dato che non l'ha usata, gliela lasciamo. Comunque, signore, se lei vuole chiamare il suo avvocato, lo chiami adesso, ma è più. Se non è disponibile, non possiamo fornirle nemmeno quello d'ufficio, perché al momento... Un secondo, deve sta calmo, qua dentro. Allora... Aspetti. Se mi potete dare, non so. Infatti adesso io un secondo. Ma che è che la luce va e viene qua? Io rimango dall'altra parte, sto parlando con un altro microfono. Sì, perfetto. Allora, un attimo che prendo nel cassetto il telefono d'ufficio. Ecco lei, venga qua, aspetti. Tenga. Grazie mille. Dalla prossima live, raga, cerco di mettere il full HD.
No ragazzi, la pistola non la posso confiscare perché c'è il portadarmi. Prendigli precauzionalmente l'arma, eh. Certamente. No, no, non, non tu. Ah, la sua del soggetto. Però dove la metto la mia? Dopo sa si mischiano quelle lì. Prendila, mettili in un cassetto, capisci a me? Oh, ma come prendi la pistola? Tanto non la uso. Devo dare. E chi me lo dice che non la usi? Mettetemi le fascette, quel cazzo che vi pare. Guardi, gliela voglio... prendo momentaneamente dalle tasche, eh. Ah, cioè, ci prego, ci penso ci pensa lei, ok. Cioè, sì, sì, ho preso la sacchetta apposta che almeno non si contamina. Di sicuro al 100% non mi torna in più. Collega, lei ha restituito, cioè il signore qua davanti, il soggetto, ha restituito tutte le armi prima di andare via dalla polizia? Collega? Guarda, penso di sì, anche perché comunque l'avevano... Sì, sono stato arrestato, e poi... Sì, mi hanno tolto tutto, sì sì, non avevo più armi. Ma ho tutte quelle cose, dove le metti? Mamma mia, tutte le armi. Ma sta scrivendo un poema? No, sto aspettando che mi risponda l'avvocato. Se non risponde, procediamo per dieci. Penso che... Il processo quando sarà fatto? Non ne ho idea. Penso direttamente per dieci. Per cancellare. Collega, il dollaro illecito lo dobbiamo fare analizzare alla Guardia di Finanza, che dice. Anche perché significa che dall'America stanno arrivando soldi che non sono leciti, ecco. Allora avvisiamo anche la Guardia di Finanza, forse sarà... Guardi, lo vado a depositare dentro quella zona speciale per i okay, soldi. L'avvocato ok, l'avvocato sta arrivando. Un minuto. L'avvocato sta arrivando, vabbè. L'avvocato sta arrivando. Ma scusi, ma che gli dice l'avvocato? Che sei fuggito dalla polizia e che non vuoi essere. No, che non avete abbastanza prove per incriminarmi, per un E se noi adesso facciamo vedere. Se noi adesso facciamo vedere le prove dell'avvocato. Faccia vedere. Sì. Per un po' tutto numero nella tasca. E mica solo quello, signor. Una macchina che senta, all'interno con agente, la barba, nel mondo, su, agente, occhiali, nel mondo, come parla però. Nel mondo siamo 7 miliardi, no? Le Maserati non è che c'ha soltanto una persona. Le targhe si possono pure assomigliare. E voi mi state incriminando per un potuto numero che io non ho fatto niente. Vi sembra un ragionamento giusto quello che state facendo? Allora, se noi abbiamo visto lei all'interno della macchina e questo lo conferma anche il sistema Mercurio e è conforme anche alla targa, significa che lei... Vabbè, si fa vedere le prove del mio avvocato quando arriva a fare. Voglio dire proprio l'avvocato tu che mi dici. Ah, l'avvocato deve essere qui entro 5 minuti, eh? Sì, sì, comunque l'avvocato è beccaro. Vabbè. Chi è il signor Beccaro? Un avvocato. E poi scusi, lei dove è andato prima quando stava al garage centrale? Poi dove è andato? Sempre al garage centrale. Guarda caso, però veniva da un'altra parte, veniva. Ma no, può confermarlo pure il meccanico che l'ho chiamato. Ma scusami, ma secondo te noi siamo così stupidi che non siamo ritornati al garage centrale per vedere se è ritornato là? Siamo fermati un attimo e sei ritornato. Quindi non sei stato tutto il tempo al garage centrale, dimmi la verità. Non sono stato al centrale, ma non ho fatto niente di nuovo. Vabbè, io mi chiamo Maurizio. Piacere, Emanuele Lupo. La mano? Funziona. Piacere, Emanuele Lupo. Signore, sono i nonni. Aspetta, lo alzo da OBS. Allora che fa sto avvocato? Arriva o no? Il tempo gli scorre il tempo, qua. Gli dia il tempo, mamma mia. Era un buon avvocato, stava già qua. Non abbiamo tempo da perdere, signor. E cosa stai insinuando, scusi? Lo sto insinuando, mica sto dicendo che è un brutto avvocato. Oh, Maron, sta arrivando. Tutta sta fretta. Voi non avete fatto niente? Ecco, allora tranquilli che non succede niente. Cosa?
No, niente, era una cosa. Il signore qua è abbastanza simpatico, eh? Semplicissimo. Lo so, batte 5. Mamma mia, che depressione. Guarda, vedi se l'avvocato è arrivato. Su questo microfono. Sì, secondo me. Agente. Dica. Posso cantare una canzone siccome c'è il microfono? È disattivato il microfono. Ah. Oh cazzo, scusi, ho sbagliato. Merda. Fa alcune volte questi spasmi. Tunz, 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 tunz. È arrivato il mio avvocato. Agente Guido Barone joined your channel FDO on the server and appears. Provo a scappare. No, chiuso. Quella portata della 02, richiedo un controllo per il signor Fabio Rossi. È stato ritrovato nei pressi della questura che saltava l'area privata. Se qualche volante può... Cantiamo insieme. ...fornirmi maggiori indicazioni. Tunze, 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 tunze. Agente. Ah, oh, niente. Però così mi fa arrivare la depressione anche a me. Cazzo, già sono stato adottato. Ok, come raga, scusate. Signore, ma cosa sta facendo? Ecco, stavo ballando, stavo... Collega della 0, che punto è? Questo avvocato sono passati, eh? Guarda la 02, non serve più. Sta arrivando, non lo so. Una cosa, mi può avvisare pure quando arriva? No. Niente, mi chiude la porta in faccia sto stronzo. Ciao Leandro. Collega della Zara, dove si trova in questo momento? Ripetere? Dove si trova? Guarda, sto arrivando. Eccoci qua, dottore. Aia. Posso fare così, pam! Troppo divertente! Vabbè, dico così. Ma quanto cazzo ci mette il mio avvocato del merda, oh? Io lo pago per cosa? C'è qualcuno? Puoi farci vedere la diretta del Lucis? No ragazzi, non posso. Scusate!
Ma che cazzo? Oh, scusate. Qualcuno mi sente? Mi stanno a rapire. Ma che figata sta animazione. Aiuto, sapevo. Mi stanno a rapire. Aiuto, agenti. Cieca. Aiuto. Agenti, che sta succedendo? Mi vogliono rapire, mi hanno chiuso qui. Collega, collega, mi sa che questo qua si è fatto un po' di marijuana, eh. Addirittura. Guardi. Ma aiuto. Ma che come? Boh. Aiuto. Ma che sta succedendo? Aiuto. Ma che ne so, ma che è arrivato il tuo avvocato oppure no? Ma che cazzo ne so, lo pago per... Benissimo. Lo pago niente. Vabbè, io. Allora noi procediamo per direttissima, mi dispiace. Oh, avvocato di merda, che cazzo sei? Stai arrivando, aspetti. No, 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 mi spiace, ma i 5 minuti sono passati, anche troppi sono passati. Aspetti, sta qua in questura, mi sa. Collega, alzi le mani cortesemente. No, 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 forse sta qua in questura. Alzi le mani. Sta qua in questura. Oh, sta qua in questura. Se lo troverà direttamente in carcere, adesso... No, oh, per favore. Per favore. Oh, sta qua in questura, sì, comunque. Zitto. Avvocato! Avvocato! Collega, procediamo con la penitenziaria o... Guarda... No, c'ho l'avvocato qua sopra. Stia gente. Zitto, per favore. Ho l'avvocato qua non sopra. Non deve parlare. La pistola? La pistola gli verrà data dopo. No, 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 no. Allora, intanto facciamone molte. No, no, per cosa? Avvocato, mi stanno stuprando. Allora. Avvocato! Avvocato! Per rispetto del semaforo. Non te pago più, stronzo! Che merda di avvocato. Collega? Dove è andato? Che vita di merda. Spara. Allora, adesso rimani qua per 5 mesi. Raga, scusi, una domanda. Ma state aspettando per caso un avvocato? Sì. Arriva qualcuno di sopra, che faccio? Ve lo porto? Sì, 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 portalo, portalo. Ok. Avvocato, finalmente. Comunque le multe sono state fatte, eh. Ma grazie al cazzo. Non avete aspettato. Adesso rimane lì. Aspetti che lo smanetto. Ma aspetti che lo smanetto. Grazie. Vado a fare una pippa sopra il letto, non posso salirci. Collega. Mi dica. Senti, adesso parliamo un attimo con il con il signore là. No, voglio parlare prima in privato. Allora. No, no. Adesso parliamo un attimo con l'avvocato e poi lo portiamo a Rebibbia. Signore, lo sa che facendo così peggiora la sua situazione, sì? Voglio parlare. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Mi stanno incriminando per un numero sulla targa, che una serata uguale al mio e scappato dalla polizia. Per un numero sulla targa mi stanno incriminando. Ma avete, cioè, posso parlare un attimo in privato? Scusi, mi mostri, mi può mostrare il suo brevetto da avvocato? La sua classificazione certo. Aspetti, d'avvocato? Sì, sì, certo. Tesserino. Tesserino. Classificazione, la stessa cosa, sa? Uh-huh. Il nome è sull'applicazione di Char. Tutti? Char. Ok, C-H-R. Faccio un controllo. 02, ci vede? Avanti. E ci è arrivata una chiamata dall'armeria. Avete un attimino visto la chiamata? Negativo, non abbiamo visto nulla. No, non ho visto, ok. Eccomi, okay, qua, collega. Salve, lei è l'avvocato? Esattamente. Va bene, venga con me. Allora, adesso lei aspetta qua dentro e noi parliamo con l'avvocato. Ok. Venga, venga. No, lo faccio portare di qua, di qua. Salve. Salve, allora, che problema c'ha? Allora, guardi, glielo dico subito, il soggetto è stato trovato davanti a gara centrale con una Maserati nera con la targa con la prima lettera che era la T
e la quarta, se non erro, il 3. Secondo il nostro sistema comunque di telecamere all'interno, di dashcam all'interno della nostra macchina. E nulla, in pratica il soggetto stava davanti al garage centrale e sgasava con la macchina abbastanza pesantemente. Io e il collega abbiamo chiesto la motivazione, appena ci siamo avvicinati per fermare il veicolo è fuggito. Ok, e fino a lì ci siamo. Subito dopo, circa 5 minuti nemmeno, siamo tornati al garage centrale e in pratica c'è stato questa Maserati che è passata davanti al garage. Questa Maserati con all'interno questa persona vestita come in quel momento il suo cliente e niente, anche se andiamo a vedere i filmati del nostro sistema il signore era vestito identico e la stessa faccia, stessi capelli, eccetera, gli occhiali da sole, quindi è confermato che la persona è appunto è il soggetto là dentro la cella. E quindi lui è incriminato per cosa? Mancato altro per fuga dalla polizia, per mancato altro. Esattamente. Poi, altra cosa, se dobbiamo proprio aggiungere, fare i pignoli, possedeva un dollaro sporco. Non so da dove l'abbia preso questo dollaro sporco, che comunque. Boh, magari entrando, prendendo l'aereo, gliel'ha promesso la valigia. Appunto, forse. No, dico, potrebbe essere che è iniziato un nuovo spaccio in città di soldi illeciti americani, di dollari, insomma. Posso. Va bene, quindi lui è incriminato per mancato altro alla polizia, giusto? Sì. Quanti anni, barra mese, dovrebbe 5 stare in anni sono. carcere? Siamo sui 5 5 anni. Ma avete la certezza che era il Noi abbiamo la soggetto? certezza, perché appena il signore ha cominciato a fuggire, noi, dato che appunto abbiamo fatto una manovra abbastanza, diciamo, strana per poterlo fermare, perché appunto eravamo su due corsie diverse, abbiamo riconosciuto il soggetto come una persona bianca, con degli occhiali da sole, dei capelli neri, Capisce giacca comunque nera che abbiamo dovuto e procedere a una camicia perquisizione, bianca. perché comunque un Sì. soggetto che fugge non è una persona che sicuramente Guardia di è libera da finanza, qualsiasi cosa, primo sicuramente nascondeva dalla qualcosa, chiamata. insomma, ci siamo capiti. Non abbiamo Va bene, effettuato ma nessun aveva controllo sul qualcosa veicolo, oltre quel dollaro aveva. illecito? Aveva No, qualcos'altro tutto il illecito? resto Niente, era in aveva la regola. sua pistola che adesso ce l'abbiamo noi per questioni di sicurezza, ma Sì. comunque è conforme perché appunto c'aveva il, cioè, ha Siamo ancora il arrivati qui, portadarmi, Giorgio, e siamo arrivati quindi va bene. al sushi. Allora, però, quindi Guardia di avete finanza l'assoluta presente? certezza che il signore è in Sì, è questione? fuggito. Adesso Però, dovremmo se procedere lui a fosse sequestrare la sua fuggito. patente e Allora, guardi, le poi a. multe già le ho effettuate, perché comunque il collega qua, cioè il signore qua davanti, l'avvocato, non arrivava e allora dovevamo procedere Eh sì, noi. ho preso un aereo così alla svelta. E quindi la pena di 5 anni non si riesce a fare qualcosa in meno perché comunque non Guardi, c'è signore, 5 esattamente. anni già è poco. Lo so, Poi. è mancato Comunque, altro. il signore ci ha mancato pure di rispetto quando è fuggito, Sì, ci sì, sì, gommava sì. davanti, dai, Ora qui non mi dato dal sembra una posto, cosa scendi. molto. Se vogliamo mettere pure oltraggio, mi dica lei. No, 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 vabbè. La chiamata proveniva esattamente. Credo che Allora. basti anche così. Però la Basti così, chiamata allora posso precedente parlare in privato con il era cliente? Certo, adesso Va bene, glielo portiamo qua. noi. Va bene, va Vabbè. bene. Ricevuto, Stia qua. porta maggiore, appena ti liberi se vuoi recarti in armeria ci servirebbe supporto Arriviamo perché. subito. Ricevuto. Forza. Converge Ah sì, grazie. anche la guardia di finanza in supporto. Sono Vai, libero. vai là, vai là. Ah no, quanto pare no. Ultima porta a destra, la penultima, penultima. Va dentro. L'ultima. Un secondo, si sposti che devo aprire la porta, che qua le serrature. Vada. Salve avvocato. Salve, salve. Può uscire gentilmente? No, sì, può uscire. Signori, tutto alle sirene accese, si sente Ok. qualcosa? Allora, la polizia mi ha detto che lei ha fatto un mancato alto alla polizia e la pena è di 5 anni. L'hanno riconosciuta dal veicolo perché al garage centrale, in piazza centrale, lei sgasava col veicolo in maniera. Ha Non ero capito? io avvocato, io sono sempre stato al garage centrale nel parcheggio. Ok, e poi l'hanno vista fuggire. 5 minuti dopo mi hanno detto che facendo una manovra dall'altra corsia sono riuscito a fermarla e perquisendola aveva trovato un dollaro americano sporco, illecito. Sì, qui in quest'ora, ma non capisco nemmeno come sia possibile. Beh, io probabilmente ho ipotizzato che gliel'avrà messo nella valigia arrivando all'aeroporto. La pena purtroppo è di 5 anni.
da quel che mi hanno detto loro comunque che dalle dashcam il volto, capelli neri, soggetto colore, cioè soggetto bianco e dei capelli, dei che da sole vestito in modo uguale a lei, mi hanno detto detto che comunque era, era identico al soggetto che era fuggito. Sì, lo so, ho capito, però avvocato, cioè nel mondo siamo in 7 miliardi, cazzo. Capisco, cioè, tutto. Cazzo, il Maserati non è che c'ha soltanto una persona, ce l'abbiamo tutti 100.000. Ma non è che se si trova una persona che c'ha la stessa macchina praticamente uguale all'altro si può incriminare anche se non ha fatto una cosa. Va bene. Allora, la pena adesso di 5 anni, spero di togliergli assolutamente pena, di farla andare a casa, la sua famiglia. E in caso contrario la riduco, perché già mi hanno detto che 5 anni è poco, mi hanno detto che si è comportato in modo non adeguato con le forze dell'ordine. In che senso? E volevano aggiungergli oltraggio alla pubblica ufficiale. Perché oltraggio? Mi hanno detto che non si è comportato adeguatamente con gli agenti di polizia. Quando loro al gara centrale mi hanno visto così totalmente a caso, sono accesi dalla fottuta macchina in quattro a puntarmi la pistola. Senza così, io sono tranquillo. Arrivano loro, stavo sopra il mio veicolo, quattro pistole puntate alla faccia. E poi sono sceso e niente, me l'hanno mettato. Senza nemmeno dirmi il motivo, me l'hanno detto con questo. Va bene, allora chiamo gli agenti e vediamo di risolvere quella situazione. Okay. Spero che vada per il meglio per lei. Grazie mille, avvocato. Sicuro. Ma adesso ragazzi, appena finisce sta stazione, chiudo la live. Agenti? Sì? Può aprire la porta? Abbiamo finito. Ho io le chiavi, collega. Vai, sì, ce l'ho anch'io, vi dico. Vai. Può passare, avvocato? Vai, vado. Ok. Quindi il soggetto mi ha detto che lui non aveva, come dire, mi ha detto che voi non avevate motivazione di fermarlo perché ci sono comunque tante persone in questo mondo ad avere una Maserati, questo taglio di capelli, questi occhiali, questo vestito. E quindi non si sa se voi, cioè non avete la certezza che era proprio lui. Abbiamo la certezza perché corrispondono delle sì, certo, dei caratteri della targa. Dei caratteri, ma non esattamente tutta la targa. Bisognerebbe andare a controllare il veicolo del signore, vedere se la targa corrisponde a quella targa o comunque dei caratteri. Abbiamo già fatto. Corrisponde tutta la targa? Molti numeri ci fanno dedurre che sia la tua. Poi non penso.